sono con Mario all'interno del panificio Macri, voglia di pane, e voglia di pane ti viene perché guarda che ben di Dio. Che ci racconta la storia di questo posto? Da quanto tempo siete voi qui al panificio Macri? Questo panificio qui noi l'abbiamo rilevato dai signori Pronzato nel 1987, perciò circa 25 anni fa. Mi diceva che la vostra è una storia molto antica. La mia storia comincia nel 1960 in vari panifici di Genova. E lì la mia esperienza è venuta da queste girovagare di panifici in tutta Genova, nei migliori panifici di Genova. Cosa producete quindi? La focaccia sicuramente, ma anche? La focaccia sicuramente, il fiore all'occhiello. Poi abbiamo altri prodotti, panettoni, diversi tipi di pane, molti tipi, specialmente il grano duro a lievitazione naturale, il kamut a lievitazione naturale. Ora abbiamo anche un altro tipo di pane che è il vitala, che è un tipo di grano macinato e come viene giù la macinazione viene fatto il pane. La gente che cosa preferisce mangiare? Prima di tutto la focaccia, poi noi abbiamo un marchio collettivo dall'associazione panificatori, siamo segnalati dal presidio Slow Food e andiamo avanti con la nostra ricetta. La ricetta è antica come si faceva una volta, con tante ore di lievitazione prima di tutto e poi i prodotti di prima qualità, olio, extravergine d'oliva italiano. Il nostro segreto è il dormire poco e poi la voglia e il piacere di farlo con pazienza, senza premura, perché se uno lo fa con premura non riesce a fare niente. Bisogna lasciare il tempo al tempo. Lina, com'è fare questo mestiere? È un mestiere molto gratificante e poi lo facciamo volentieri anche perché è un negozio di persone molto affiatate. Ci vogliamo tutti bene, uno per l'altra, e allora è un negozio che funziona bene anche per quello. Invece la focaccia la mangi? Ah, la focaccia io sì, io mangio focaccia, io mangio pizzette, sono una mangiona, mangio tutto, tutta roba genuina che noi siamo contenti di avere. Facciamo tanti belle cose, tipo i panettoni genovesi che vanno molto e la gente è soddisfatta, anche sotto Natale facciamo diverse cose, tanti tipi di panettoni. Però nell'insieme è un negozio poi che funziona bene, giusto perché c'è la collaborazione fra me, le mie ragazze, i panettieri di là e insomma lavoriamo molto bene. Ivan, brava a ballare. Dai, aspetta. Ivan, cosa stai facendo? Sto raschiando la macchina per poi tirar su questa pasta quando è pronta. Voi tre fate i panettieri da quanto tempo? Guarda, io ho iniziato che avevo 14 anni, Davide anche, Alessandro un po' dopo. So che siete amici anche nella vita? Eh sì, hai visto che fortuna. Com'è lavorare con gli amici? Bellissimo, non gli puoi dire niente. È come... sono dei muli, sono permalosi quei due lì, sono permalosi, sono così. Quindi come si fa la focaccia? Adesso si sta impastando la pasta, giusto? Sto impastando la pasta, metto tutti gli ingredienti, metti l'acqua, la farina, il sale, il malto, fai girare tutto con l'olio, oliva extravergine. Una volta che hai amalgamato un po' metti il lievito dopo, non lo mettere insieme al sale perché sennò si brucia l'impasto, capito? Poi la si fa raffinare, si mette, non so, 20 minuti in prima e poi un 5-6 minuti in seconda con queste macchine qua perché sono molto veloci. Quando la pasta è raffinata, vedi che hanno dei timer, qua si stacca da solo, la puoi prendere e la tiri su, rimani nella buietta per un'oretta buona e poi la facciamo su, tagliamo i pezzi, li pesiamo e li rimettiamo sulla lama. Ti chiami? Alessandro. Che cosa fai di bello adesso? Il panettiere. Bene, ma adesso in questo momento cosa stai facendo? Sto stirando la focaccia. Sto stirando. Si stira. Qual è il segreto per stirarla al meglio? Al meglio si prende, si allarga tutta bene, da non farci lasciare bolle. Allora, che cosa fai di bello adesso? Condisci questo ben di Dio? Questo ben di Dio con l'olio extravergine d'oliva 100% italiano. Ho già messo il sale,
olio, acqua, si allarga e poi si dà la classica ditata della focaccia. Adesso dove la metti? Una volta condita si mette a lievitare per diverse ore nel carrello di lievitazione. Mario, la focaccia sta riposando, ma quali sono i procedimenti per fare una buona focaccia? Allora, prima di tutto, te l'ho detto, l'impasto che ti hanno fatto vedere, gli ingredienti buoni, la lievitazione è la base principale della focaccia, la lavorazione viene fatta sulle teglie, poi dopo le teglie viene fatta la stiratura, le ditate, il condimento e poi sul carrello a lievitare. E lasciarla lievitare, tanto lievitazione. La cottura quanto ci vuole per cuocerla? Circa un 15 minuti a 2:30 più o meno viene cotta. La focaccia dopo cotta si dà una spennellatura di olio, sempre olio extravergine d'oliva italiano a crudo. E poi si mangia? Poi si taglia e si mangia, perché poi la focaccia... Il bello della focaccia è che si ci dà l'olio, perché è come una bella donna la focaccia. Quando è buona, bella e truccata, viene migliore. Bene, adesso l'assaggiamo. Poi ora vi faccio assaggiare la nostra focaccia. Bene. In genovese, queste qui le chiamano sciappe. Queste sono quattro sciappe di una focaccia. Quattro pezzi, in italiano quattro pezzi. La focaccia va mangiata a questo modo qua, sotto sopra, averci il sopra sul palato della bocca. Vado, provo. Una bontà. Abbiamo la fortuna che abbiamo le commesse più belle del mondo, capito? C'è uno stimolo in più a venire a lavorare. Guardale bene, se gli fai un primo piano di loro, guarda, ti invito a mangiare fuori. Come se fossero di famiglia, ecco. È una cosa che mi piace molto, stare in negozio col mio ambiente. È tutta una grande famiglia. No. Amici va bene, ma famiglia è un'altra cosa. Sarebbe una disgrazia troppo grossa quella. Come ti chiami? Davide. Davide, cosa stai facendo? Io invece la condisco, la focaccia, non c'ho l'olio. Ecco, vai a prendere l'olio. È faticoso se non c'è le persone giuste a fianco. Okay. Quando lavori con gente così è faticosissimo. È faticosissimo.